panda corni, sì, ho metà testa tagliata, in realtà dovrei stare così, ma tipo non vedo, se sto così. Proviamo. Vabbè, è quel che è. Ditemi se vi può piacere come nuova postazione, perché io sul letto, vi giuro, sto morendo di caldo. Infatti se sentite questo rumore in sottofondo, è il ventilatore, non uno, ne ho due, perché raga, io sto crepando, vi giuro, io d'estate vado presa e rotta matta, cioè non ho voglia proprio di vivere. Ditemi se solo a me fa così, perché io vi giuro, no, non lo sopporto il caldo, inverno forever, per sempre. Infatti sto malissimo in questi giorni, proprio la notte io non riesco a dormire. Odio totale per l'estate. Benvenuti in un nuovo video. Allora, è un video, l'ho chiamato Mystery Box di Makeup perché praticamente ho fatto un acquisto da Pink Panda e ho comprato cose per 40 euro più 5 di spedizione, tutto speso 45-46, non ricordo bene. E se facevo un acquisto per 40 euro mi regalavano questa Mystery Box col valore di 30, di prodotti per 30 euro. E quindi lo spacchetterò il pacco qua con voi. Mi è appena arrivato e quindi ancora, in realtà mi sono anche scordata cosa ho comprato, vi giuro. Questa è la fattura, ho speso 46,17 euro in tutto. Però i prodotti dovrebbero essere per 40, 60, 70 euro di prodotti. Se 40 più 30 dovrebbe fare 70, però vabbè. Allora, ok, questo è vuoto. Qua dentro, ecco, questa è la mystery bag. Però quella lasciamo per ultimo. Prima guardiamo le cose che ho comprato, che non ricordo. Sono due cose ho comprato. Me ne ricordo solo una che dovrebbe essere questa. Adoro le Pluriboy. Ecco, questa me la ricordavo, la Sofix. Come Sofix? Io no, ma Sofix ce l'ho già. Ma è quella nuova, spero, perché io volevo quella nuova, perché ho visto che ne è uscita una nuova. Ora vediamo che cavolo ho comprato. Non mi ricordo più com'era la scatola dell'intreccio. Però guarda che si chiamava, vabbè, non ricordavo. Ecco, e questi due, sì, questi me li ricordavo. Adoro, che bella. Vediamo questa. Che bello sto vedendo. Allora, ora vi faccio vedere tanto tutto. Allora, partiamo dalla Sofix, che sono un sacco curiosa. Sì, un po' di spuntola con primale. Almeno i forbici. Non riesco a aprirlo. Non c'è niente, non c'è un sacco. C'è tipo una bambina al giorno di Natale. Spero sia bella, in realtà non ho visto nessuna recensione di questa, eppure a me attirava un sacco la foto di questa. Sì, ok, non è quella che ho, grazie a Dio. Comunque, non, proprio sono in un gruppo su Facebook che appunto ci sono un sacco di ragazze che sono strafissate con il make-up, con trucchi e queste cose qua, però non l'ho vista nessuno che l'abbia comprata, è strano. Allora, il packaging è fighissimo perché è specchioso, cioè è così. Infatti, vedete, veniamo là dentro. Ok, a me sembra un sacco carina. Mi piace un sacco 21 e anche Mulled Wine. Ecco, questi sono i colori, cioè a me piace un sacco. Scusate se vi sto facendo un po' di. Cioè, a me piace un sacco questo rosso, questo qua. In realtà l'ho comprata perché c'era questo colore che mi attirava, ma ora, visto così, non mi fa impazzire, però sarebbe meglio appunto provarlo. Fatemi sapere se vi farebbe piacere vedere un Get Ready With Me dove la proviamo e appunto testiamo i colori di questa qua, perché io sono un sacco curiosa. Così se vi interessa me lo fate sapere, la proviamo insieme per la prima volta. Così vi dico anche, diciamo, le prime impressioni.
L'altra cosa che ho comprato è questo qua, che sarebbe la palette di camouflage, no, sì, camouflage correttori, che ero un sacco curiosa di provarla, ho preso questa qua, che appunto c'è questo per le occhiaie, quello per i brufoli, insomma, cioè non è per i brufoli, cioè quello per coprire i rossori. Non so, ne ho sentito parlare bene, fatemi sapere se voi l'avete già avuta, se l'avete provata, se sì, come vi siete trovati. Scusate, sto dando parola. A me mi intrigò un sacco. Non ho ben capito cos'è questo, perché è un tipo silver. Silver. E magari è un illuminante. Può essere. Sì, secondo me è un illuminante. Sicuramente. Anche questa mi piace, sì. Ok, passiamo agli altri. Allora, le scatole le buttiamo tutte. Le altre due palette che ho comprato sono le classiche palette, queste qua, io non un sacco, penso di averle tutte con questa, con queste due. Allora, questa è l'ultima che è uscita, sarebbe la Visionary, non la so pronunciare, sorry, ed è quella con i toni del viola, è chiusa, ora non so ad aprirla perché c'ha lo scotch, vediamo se riesco velocemente, che non voglio farvi un video troppo lungo e siamo già a 6 minuti. Allora, però tanto si vedono anche così. Questi sono i colori. Fatemi sapere anche se vi interessa vedere un make up con questa. E l'altra che ho preso invece è la Velvet Rose, che mi piaceva un sacco, ed è questa qua. Secondo me con questa escono un sacco di trucchi carini. Fatemi sapere se appunto vi interessano anche dei make up con queste palette. Magari posso fare un video con più make up utilizzando solo queste palette, che sarebbero appunto le Reload. E magari fare un trucco con ogni palette che ho. E così vedere appunto tipo uniti. Ne avevo già fatto una cosa del genere. Così vedete un po', cioè fatemi sapere se vi può interessare anche questa tipologia di video. Ok, queste sono le quattro cose che ho comprato e ho speso 40 euro appunto. Ora apriamo la mystery box, che è questa, l'ho già aperta in realtà. Va bene, non voglio vedere. Ok, in realtà ho già un po' intravisto. Non guardo giù, prendo qualcosa a caso. Allora, la prima cosa che sto tirando fuori è questa, ed è un ombretto. Sì, è un ombretto, ed è questo. Ok, non riesco ad aprirvelo perché non mi voglio pasticciare, perché devo andare a lavoro e poi dovrei stare tutta a togliermi appunto gli swatch. Però appunto, se vi interessa, scrivetemi sotto che prodotti vi interesserebbe vedere in prova e ve lo faccio. Ed è un classico ombretto, cioè è questo qua. Si chiama Sold Out. Sembra carino. Poi, con un'altra cosa. Ecco, questa è una Lip Lava Melting Chocolate. Ed è questo. Vediamo che cos'è. Allora, penso sia un lip gloss, sia liquid lipstick, non penso rimanga matte, penso sia più un gloss, sì, infatti. Questo non ve lo voglio swatchare, perché fatemi sapere se vi interessa, ve lo metto in un giveaway, perché io non uso molto i gloss, queste cose qua, quindi fatemi sapere magari. Ed è questo qua. L'altra cosa è questa. Un altro lip gloss. Che sfiga. Vediamo. Questo sembra carino, però a me i lip gloss non piacciono. E questa qua non è rosso, è tipo color ciliegia. Sì. E si chiama Velvet, ma
Io lo apro, raga. Forse non è un lip gloss. No, così rimane matte, raga, mi sa. Devo un attimo leggere, perché non vedo niente. Sì, questo rimane matto, ok, questo mi piace. Bello anche come colore, mi piace un sacco. Poi magari lo utilizziamo anche nel make-up. L'altra cosa, tiriamo fuori. Cioè, sono già felice così per queste tre cose, però ne sento altre. C'è questo che è un rossetto rossissimo. Io non uso rossetti rossissimi, però è carino, non ne avevo. Ed è questo qua. Cioè, lo vedete? E vi dico come si chiama. Freedom Be... Non lo so. Penso si chiami Freedom a sto punto. Vabbè, è un rosso Ferrari, diciamo. Poi tirando fuori un'altra cosa. Questa è una... questa è bella. Questa è una palettina per sopracciglia, se non sbaglio. Sì, bella. Questa è una palette per sopracciglia, mi serviva un sacco. Questa apriamo. Io sono già un sacco felice per queste cose e ne sento altre qua dentro. Non so, sacco curiosa. Bella, c'è anche la pinzetta, mi serviva. Questo è come la palettina. Non sono a fuoco. Ed è questa. Allora, vado a cercare ancora una palette. Questa non ce l'avevo, per fortuna, perché non sacco della Makeup Revolution. Infatti c'era il rischio che magari mi arrivasse qualcosa che ho già. Allora, questa si chiama Pro 12 Audations 3. Ed è questa qua. I colori, i toni sono sul rosa nude, è carina. Ne ho già una simile, quindi magari ve la metto in un giveaway, non lo so. Devo ancora decidere, cioè la vedrò meglio. Però è carina, un sacco carina. Sì, mi piacciono un sacco questi colori qua. Soprattutto questo. Voilà, faccio vedere più da vicino. Andiamo avanti. Se non sbaglio è l'ultima cosa. Sì, sempre l'ultima cosa. Vediamo. Sì, ok, l'ultima cosa ed è grossa. Oddio. Ed è questo qua. Bella. È il coso per il contouring. Adoro. Bellissimo, c'è anche il pennello. Ma dobbiamo aprire velocissimamente. Speriamo di trovare uno smalto, in realtà vi giuro ci contavo al 100%, perché in ogni cosa che ho visto appunto dentro c'era uno smalto. Infatti sono senza uno smalto, cioè raga, io faccio l'unghia, non ho uno smalto, però vabbè. E siccome lo volevo mettere, speravo di trovare uno smalto di qualsiasi colore, ma zero. Ora pianto. Dovreste vedere il casino che c'è qua, veramente. Allora, si apre così, così. E vediamo. Ah, è sempre di questa cosa della Freedom. Ma Freedom e Makeup Revolution non sono la stessa cosa. Non lo sapevo, ero convinta che Freedom fosse una marca della Makeup Revolution. Bello, adoro. Ne ho uno simile comprato da poco dall'Avon, però è doppio pennello, invece così mi mancava. È un sacco bello, c'ha le setole un sacco morbide, speriamo sia altrettanto bello usandolo. E questa è la palettina,
che c'era dentro. L'odore sa un sacco di plastellina, pongo, sa troppo di pongo. Mi piace un sacco, i colori sono, non sono in crema, c'è un illuminante, appunto, i toni chiari, i tori e i toni scuri, mi piace un sacco. Il pennello soprattutto, sono un sacco felice anche per il pennello. Allora, praticamente per 40 euro, cosa strautile, in tutto ho preso tutte queste cose e quindi ne è valsa la pena. Anche perché solo questa costa 15 euro, quindi secondo me i 30 euro con, dove sono queste tre, in questi prodotti li abbiamo più che raggiunti. Cioè secondo me qua 30 euro ci sono anche giusti, non di più. Poi non lo so, magari vado sul sito e controllo i prezzi per vedere. Però mi piace un sacco, sono un sacco soddisfatta. Fatemi sapere che prodotti vorreste vedere in un video appunto provati, perché mi farebbe un sacco piacere appunto provarli con voi. Se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, lasciate un like. E se non siete ancora iscritti al canale, vi ricordo di iscrivervi qua sotto sul pulsante rosso e attivare la campanella per quando escono i video. Niente, seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite, appunto là sto un sacco in contatto con voi, vi racconto tutte le mie disavventure, proprio ce n'è per tutti i giorni. E niente, vi mando un bacio, un grosso abbraccio e ci vediamo in un prossimo video. Nox! Perché adesso qui si sboccia, si sboccia, si sboccia, poveri!